Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Oggi continuiamo con la nostra avventura qua su Resident Evil 2. Abbiamo finalmente ottenuto qua la tessera del parcheggio. Qua nella biblioteca c'è ancora qualcosa da raccattare, che però magari potremmo fare anche più avanti. E direi che è arrivato il momento di andare a utilizzarla per andare avanti. Appunto, bisogna raggiungere Sherry, bisogna liberarla, che è appunto prigioniera di Irons nell'orfanotrofio. Abbiamo pochi colpi, eh? Però abbiamo un po'. Qua tanto avevamo preso tutto quanto, quindi direi di. Ah, la porta si può aprire ora, mi sa, guardate. So che è possibile andare. Però non vorrei che ci fossero brutte sorprese, visto che mi hanno chiamato un po' da qua. No, è ancora chiusa. Quindi abbiamo finalmente aperto anche un achievement in fuga dall'incubo. Ah, porca vacca, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo lui. Non me l'aspettavo. Cioè, non l'avevo nemmeno sentito. Ero concentrato a vedere appunto la sala cinesca che si apriva. E non ho nemmeno sentito i. Cioè, l'ho sentito all'ultimo colpi. Cioè, i passi colpi. Qui andiamo in città? Pezzo nuovo, non siamo mai stati in città nell'originale. Cioè, la città nell'originale c'era con City, come qua. E lui ci insegue, porca miseria, l'abbiamo visto soltanto nel 3, il Resident Evil 3 appunto che era ambientato in città. Bisogna andare qua, non credo. Sì, ma c'è lui. Credo che sia là dentro, e poi io, vabbè, se muoio tanto ha salvato la salvataggio automatico, quindi si continua. Sembra sia l'unica strada. Eh sì. Ci ha smesso di inseguirci, mi sa, eh. Meno male. Oh, io no, me l'aspettavo. Questa parte poi è nuovissima. Nel remake non c'è mai stato. Cioè, c'è stata una parte fuori, che era la strada che dobbiamo fare felici, insomma. Che dovevamo appunto fare per arrivare alla stazione di polizia. Però. Cioè, la strada mi dalla stazione di polizia i cani. Ci sono i cani. I dannati cani. Salve signorina. Che ci ha anche preso. Sali Claire, forza. Allora, i cani sono un problema. Abbiamo oggetti curativi, una piantina verde. Allora, i cani dovrebbero essere abbastanza facili da farli fuori. Porca puttana. Sì, sono un po' buggati, comunque, in effetti, i cani. Cioè, nell'originale non è che sbagliavano il colpo, tranquilli che non sbagliavano il colpo nell'originale. Tranquilli. Però ce n'è un altro. Ah, siamo anche a corto di munizioni, speriamo di trovarne delle altre. Se però mi lasciassero un po' in pace, magari potrei anche provare a cercare qualcosa. Il cane là sta. Potrei anche provare a colpirlo, forse. Ok, è morto.
Bene. Allora, cerchiamo. Stava anche mangiando questo cadavere, il cane. Cane zombie che mangia un cadavere zombie. Siamo a cortissimo di munizioni. Forse era meglio che non li facevo fuori, questi cani. A parte non c'è nulla qua da raccogliere. Ah, parcheggio enorme, cioè, stazione enorme. Porca puttana. Attimo, perché quelli non vorrei che quelli sfondano. Si sfondano. Brutto segno, eh. Salve. Sì. Salve. Ok. Ah, meno male che c'erano un po' di colpi qua del... Oddio, si fanno fuori, e anche abbastanza facilmente con la mitraglietta. Cazzo, non l'avevo visto. Non l'avevo visto. Dov'è? Allora, siamo messi malissimo, io direi di unire queste due erbe e di prendercele. Qua c'è da raccogliere oggetti, quindi dobbiamo un po' esplorare. Mamma mia, cani. Sì, i cani me li aspettavo un po' più, ma l'avevano anche detto nella recensione che l'unico, diciamo, non è proprio un bug dell'intelligenza artificiale, erano i cani, che... Dovevano rappresentare un pericolo veramente veramente grosso, ma alla fine si sono pericolosi, ma non come quelli dell'originale, almeno non come quelli che dovevano essere. Però, cari amici, sono sempre cani. Sono sempre cani. Quindi, insomma, qua non c'è nulla da raccogliere, è strano però. No, vabbè, l'autobus, cosa ho visto l'autobus? Mamma mia, l'autobus era... Ah, bellissimo l'autobus. L'autobus era qualcosa di... Nell'originale in effetti era... Morto, ok. Poi dite che cacchio c'entra l'autobus nell'originale. Voi sicuramente direte che cacchio c'entra l'autobus nell'originale. C'entra, c'entra. Cane. Ma viene sul cane? Non so se viene su il cane. Forse no. Forse sta lì fuori, meno male, meno male. Qua forse questa parte volendo possiamo anche farla di corsa, tanto abbiamo già raccolto quello che dovevamo raccogliere. Deve essere l'orfanotrofio. Sì. Sì, questa qui potevamo farla tranquillamente risparmiando veramente parecchi proiettili. Però quando giustamente uno non lo sa, che deve fare? Tieni duro, Charlie. Allora, qua non c'è a quanto pare nulla, però vado comunque ad esplorare. No, a parte no. Se c'era qualcosa appariva simboletto, cioè la zona rossa che dice appunto in esplorazione. Ci mancherebbe il baule con 4 proiettili, ma a parte non c'è nulla. Cioè, sappiamo anche già dove è Sherry, quindi andiamo direttamente Mi senti? Ho a prenderla. con me il ciondolo! Mi sa che non ti sente più, cara Claire.
Ah, mi è venuta in mente una cosa. Di un altro boss che... Ah, ma ancora vivo! È colpa tua! Mia, cosa c'entro io? È troppo tempo! Che è successo? Oddio! Maledetto William! Maledetto William! Maledetto William, chi era questo William? Sherry, tu... Lei dovrebbe pensare che sta bene comunque. Siamo salvati a Zino. Bellissimo. E poi continuiamo. Ah, ecco qua. Dov'è Sherry? Un bordello. Che è successo? Cioè, allora, praticamente, lei non c'è più. Il mostro l'ha portata via? Boh. Io, allora, se ho capito bene, spero che non è quel pezzo che penso io. Spero vivamente di no, perché siamo impreparati. Sì, sarebbe un altro scontro boss, però non credo che... Cioè, no, penso che prima dello scontro boss... Sherry, dove sei? Ci sia il baule. Cioè, meno danno, ci danno la possibilità di... Dov'è? Ah, eccola. Ciao. Ah, ma sei dentro. Tutto bene? Sì, sta bene. Meno male. Porca puttana. Cazzo, per davvero? Lo sento che è dietro di me. Ma lascialo stare. Sei dietro di me. Che se ne frega, noi scappiamo. A caso proprio, un posto dove non sappiamo nemmeno dove andare. No, questo apre la porta, nonna. Ah! Papà! Ciao, ciao, Tyrant. Sì, quello era un Tyrant. Quello era il Tyrant di tipo 00. Se ve lo state chiedendo. E lei l'ha chiamato papà. Cioè, sarebbe suo padre, quello. Claire, stai bene? Porca miseria. Puoi sentirmi? Claire! Claire, devi svegliarti. Lui sta arrivando. Svegliati! 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 Apri gli occhi. Salve, lei chi è? Beh, non sei infetta. Meno male. Scusa, tu chi sei? Tanto per sapere. Cioè, ci svegliamo qui. Sherry sta bene. Ah. Conosce Sherry? Davvero una forza incredibile. Che le è successo? Bisogna valutare la situazione. Sì, dovrebbe anche dirci però chi è. Scusi, Io sono Claire. Non l'avevo previsto. Mi scusi. Dov'è Sherry? Ehi! Cosa? Oh. Dov'è? Annette, dimmi. Che è successo, William? Non lo so. Chi è la creatura che ha causato questo? Cosa? Mi aiuta a trovare Sherry. Sembra si evolva più velocemente del previsto. Ma molto più velocemente del previsto, cara Annette. Senti, non ho tempo per rispondere alle tue domande. È tutto sotto controllo. Speriamo, insomma. Mia figlia non è un tuo problema. Ah, quindi è la mamma di Sherry. Interessante la cosa. E cioè, se ne va così da caso. Comunque, Sherry ha chiamato. Trova Sherry il nuovo obiettivo. Lei ha chiamato quella creatura papà. Dove è andata Sherry? E lei l'ha chiamato William. Quindi, vuol dire che quella creatura è in realtà il padre di Sherry, praticamente.
Quindi sarebbe marito di Annette. In parole povere. Questi cavoli, veramente. Cioè, sti cavoli davvero. Non possiamo più salire qua. No, però, scusate, no, perché c'era sul, ancora degli oggetti da vedere, c'era l'ufficio, insomma, c'erano delle cosette. Abbiamo ancora un sacco di tempo qua, dal minutaggio sto vedendo. Quindi il padre di Sherry. Ah, ok, siamo ancora qua. Vabbè, questo l'abbiamo già visto. Comunque, se effettivamente lui è il padre, perché è diventato così? In effetti tutto torna. Perché se vi ricordate bene, lui durante lo scontro, a parte ha detto aiuto fa male, quindi insomma vuol dire che era umano. Ma poi si può saltare, ok, si può anche mettere in pausa durante il filmato, questa è una cosa grandiosa. E poi se vi ricordate, c'è appunto lui durante lo scontro ha anche detto Sherry. E tornerebbe tutto, torna anche il fatto che lui l'ha salvata uccidendo Iron, se non le ha fatto del male, perché lui è suo padre, quindi lui, esatto, quindi Sherry è sua figlia, quindi cioè lui ancora si, cioè lui ancora ha ancora una coscienza per ora, però da quel che ho visto si sta, e anche da quello che ha detto anche Annette, si sta Pretty Calibro 300. Ok, praticamente si sta evolvendo più velocemente possibile. Rapporto su G. Allora, il test clinico su virus G entrerà a breve nella fase finale. Prima che nasca G, la nuova creatura che supererà gli esseri umani, vorrei provare a prevedere alcune sue caratteristiche biologiche. Quindi G in realtà è un virus. Intelligenza. L'intelligenza del soggetto subirà un rapido calo, con perdita delle abilità linguistiche in pochi giorni. Quindi si perderanno le capacità logiche e il raziocinio. G sarà una creatura guidata dal puro istinto, dal desiderio di sopravvivere e riprodursi. Abilità fisica. Per via della propria rapidissima divisione cellulare sarà in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente. Inoltre le sue straordinarie capacità rigenerative lo renderanno molto difficile da uccidere con le armi da fuoco convenzionali. Riproduzione: la caratteristica più sorprendente di G sarà il suo forte desiderio riproduttivo. Cercherà istintivamente degli umani dal DNA simile per innestare un embrione nel loro corpo. Più o meno quello che è successo, che abbiamo visto ad Irons. Tuttavia le probabilità di successo sono molto basse. Se il DNA non è sufficientemente simile, verrà generata una creatura G sottosviluppata. Immagino che gli unici umani abbastanza simili siano i possibili figli biologici del soggetto. Va bene. Però io qui sono a cortissimo di munizioni. E abbiamo un sacco di polvere da sparo bianca. E non abbiamo assolutamente le munizioni per la pistola. Allora, io mi porterei dietro uno spray medico. Andrei anche a unire due polveri bianche. Ah no, ci abbiamo polveri da sparo. Non posso insegniamo questo con questo. 26 colpi, buono. Meno male. Mettiamo dentro questo di nuovo. Questo sì, abbiamo le granate. Anche questa erba la mettiamo via. E siamo pronti praticamente
Salviamo, abbiamo un po' di munizioni. E andiamo adesso. Tipo, siamo nelle fogne comunque. Se ve lo state chiedendo. No, è chiuso. Quindi bisogna andare per forza di sotto dove. Da qua. Bisogna andare qui. Dov'è andata? Cioè, allora c'era giusto sua mamma. Perché non è stata con sua mamma? O lei è scappata prima che sua mamma ci trovasse? Ovviamente non ne ho la più pallida idea. Mamma mia, che posto! Ora sono nella merda fino al collo, letteralmente. Esatto, Claire ha detto proprio bene. Letteralmente. Ah, qua c'è questo. Qua c'è da metterci qualcosa che non so io, nemmeno io cosa. Siamo nelle fogne, nelle care fogne che sono più realistiche di quelle presenti in Resident Evil 2, classico. Ci saranno degli zombie. Chi ci sarà qui? Non si sa. A quanto pare nessuno, meno male. Meno male. Meno male. Però un po' di munizione anche per la pistola, schifo non fanno. Qua manca questo. Fessura manopola T. Tanto allora, visto che non c'è nessuno, guardiamo un secondino a modino tutto, tornando anche un secondo indietro. Magari ho lasciato qualcosa, eh. Ci sta, ci sta. Tanto siamo qua, siamo vicini comunque. Perché io qua non ho visto, qua vicino alle. Qua non ho visto, qua nemmeno. Qua poi non ne parliamo. Ma non c'è nulla. Quindi possiamo davvero andare via. Eh sì. Vabbè, proseguiamo. Allora c'è soltanto da trovare la manopola qui. L'abbiamo già trovata, è comunque quella, la valvola con la manopola. Salve. Ah, è interessante tutto ciò. Molto interessante. Sì, infatti. Simbolo dell'ombrella, ovviamente. È ovvio che c'è una funicolare, Claire. Sì, è dell'ombrella. È normale la cosa. È ovvio che c'è sempre di mezzo lei, no? Salve. No vabbè, li batto un attimo con i colpi della mitragliatrice perché altrimenti non so come buttarli giù veramente. Magari li sprecherò un po', ma pazienza, voglio dire. Oh, toh! Affanculo, mi ha preso. Quanti ce n'è?
C'è. Le munizioni incendiarie per le lanciagranate. Meno male che le abbiamo trovate. Però. Qua è pieno di zombie. Però forse se mi sbrigo. Parte abbiamo un sacco di. Abbiamo un sacco di. Fanculo. Lo so, abbiamo sprecato un po' di munizioni, ma vabbè, a parte ce n'è anche da leggere, quindi non è che potevo andare. Qua ci manca il codice dell'armadietto. Vabbè, leggiamo, ma stiamo un pochino più tranquilli. Allora, copia email al QG Umbrella. Direttore Owens, gli allarmi stanno scattando in tutto il Nest. Non so cosa stia succedendo. Sento degli spari, non riesco a raggiungere il responsabile della mia sezione. Siamo in trappola, abbiamo bisogno di aiuto e al più presto. Direttore Owens, la situazione qui è critica. Il Nest è stato contaminato dal virus. È incredibile, il sistema di emergenza non si è nemmeno attivato e opera di esterni. Non riesco a immaginare chi possa essere stato. Ma perché? Meyer e Kim sono morti. Non riesco a smettere di tossire. Perché non mi risponde? Direttore Owens, è lei. È sempre stato lei. Non si sa. Allora. Ah, è ancora vivo il nostro amico, ma vabbè, tanto se sei soltanto laggiù io. Dove sono le munizioni, scusatemi tanto? Là. Che è morto definitivamente. Eccoli qua, un colpo, uno solo. Mamma mia. Soltanto un colpo. Vabbè, almeno abbiamo un colpo per il lanciagranate, insomma. Potrebbe essere utile, però qua mi pare che non ci sia altro. Vediamo il minutaggio quanto manca. E qua abbiamo visto, non abbiamo la combinazione, quindi possiamo anche andare di sotto qua. Che bisogna scendere, ma così. La voce di Sherry sembra. Sherry, perché non sei rimasta a casa? Eri al sicuro lì. Ehi, Sherry! Avevo paura. Quei mostri erano ovunque. Bisogna chiamare la polizia. Come ti abbiamo insegnato? Irons proprio. E tu non rispondevi al telefono, quindi. Sherry, io non ho tempo Ma è per tua questo. figlia, che cacchio dici? Sherry, arrivo! Ma insomma, tu. Aspettami, Sherry. Sto arrivando. Salva Sherry, nuovo obiettivo. Possiamo anche salvare. Cosa c'è qua da leggere? Allora, volantino impresa fognature. Saluti dal presidente, grazie per esservi rivolti alla Knights Construction Company. Negli ultimi 20 anni abbiamo avuto l'onore di lavorare a sistemi fognari di alcune città delle città più importanti del nostro paese, senza mai perdere di vista la componente ludica e un design industriale innovativo, i due nostri marchi di fabbrica. Noi di KCC crediamo che anche le opere sotterranee meritino un design accurato, più raffinato di una regina, più solido di una torre ed elegante come un alfiere. Il nostro lavoro porterà alla vittoria tutti coloro che lo sceglieranno. Che vinca sempre il migliore, Presidente Knights Construction Company, membro onorario Federazione Scacchi. Consul onorario Club Scacchi da Consigli, direttore onorario Gilda degli Scacchi RB Fisher. Va bene. Qua abbiamo una valigetta. Che non è una valigetta, ma tipo un registratore. Qua abbiamo il nostro fidato baule. Vediamo un po' se c'è altro, c'è qua.
proiettili che fanno comodo. Meno male, meno male, meno male. Qua bisogna scendere, penso. No, qua non bisogna andare da nessuna parte. Mi pare che non c'è altro da raccogliere qua. Allora, io qua credo più o meno di capire. Salve. Spinotto elettrico. Plugin. Uno spinotto elettrico. Why this? Allora, sbloccare le porte dell'area U. Ho perso le istruzioni che dicono come aprire la porta per l'area U durante l'ultimo urgente trasferimento. So che bisogna inserire uno spinotto in ogni terminale, ma non ricordo l'ordine. Se qualcuno non lo sa, per favore, lo scrivo qui sulla bacheca. Trova gli spinotti elettrici, nuovo obiettivo. Se non sbaglio, la torre e il cavallo sono sullo stesso muro. L'alfiere e la regina sono l'uno accanto all'altro. La regina e la torre invece sono ai lati opposti. Ah, ho capito. Cioè, praticamente bisogna... Ah, ecco, la spinotto elettrico a forma di cavallo. Ok, quindi è un enigma da risolvere. Praticamente per sbloccare qua la porta. Però lo facciamo, cari amici, nel prossimo episodio. Io mi porto, per sicurezza, non credo di averne bisogno. Questo. Lasciando però... No, nulla, lo vado anche a... caricare dell'unico colpo. Salviamo e noi ci vediamo al prossimo episodio di Resident Evil 2. Ciao a tutti!